Beh, eccoci qui, Ezio, che partita è? Un po' da equilibrata, però difficile da definire, ecco, esatto. Soporifera, direi, no? Partita? Stai parlando di partita? Stiamo parlando di partita. Ma Se non ci fosse qualche guizzo di chiesa, saremmo, se ci eh? riferiamo alla Juventus, una partita terribile, terribilmente brutta. Se parliamo della Pro Allegrese, Va bene, me la una vado a vedere. magistrale esibizione di calcio camminato, con assoluta assenza di qualsivoglia idea una volta superata la metà campo, una metà campo che ha faticato moltissimo a superare perlomeno per i primi 15-20 minuti. Abbiamo registrato addirittura due tiri nello specchio durante la prima frazione, il che è già insomma un segno importante. L'impressione vera è che entrambe le squadre giochino per il pareggio, per non farsi male, e quindi entrambe meritano di perdere. E, trovo tatticamente osceno schierare tre difensori centrali contro una squadra che non ha una punta di ruolo. L'Atalanta vorrebbe, ma non È riesce. spuntata, chiaro. Ecco, noi siamo quelli che siamo, è mancata un po' di qualità negli ultimi 90 metri. Beh, questa è buona, questa è buona, questa è E quindi è una partita che se continua su questo trend finirà 0-0, oppure un colpo di fortuna deciderà la vittoria dell'una o dell'altra, un colpo di fortuna che ci ha già fatto maturare, insomma, un credito che abbiamo già sfruttato come credito in occasione del doppio tiro di Zappacosta, vera e unica palla gol di tutta la partita. Bene, non perdete la live post, naturalmente, un quarto d'ora, 20 minuti dopo e ci vediamo più tardi. Grazie Ezio. Grazie a te, a più tardi. Aug!